Ben ritrovati ai telespettatori di Cilento Channel, nuovo appuntamento per quanto riguarda la rubrica Nutrizione e Benessere in compagnia del dottor Andrea Ricci, biologo nutrizionista, che oggi ci parlerà delle cozze, un mollusco molto preferito soprattutto dai cittadini del sud. E allora spieghiamo perché mangiare questo mollusco e poi le proprietà e qual è poi tra l'altro la stagionalità. Sì, allora, le cozze sono dei molluschi bivalvi, ne esistono di due specie fondamentali, quella tipica del Mediterraneo, che è la cozza galloprovincialis, e quella edulis, che è quella, diciamo, straniera e quindi dell'Oceano Atlantico. Si presentano ovviamente con una conchiglia di colore nero bluastro, qui all'interno appunto c'è il mollusco vero e proprio che è di colore arancione e rosso. Il sapore è molto deciso, però dipende anche dal periodo di cattura, appunto, anche se la riproduzione delle cozze inizia proprio quasi in questo periodo, insomma, quindi in primavera e poi continua per l'estate. Però il sapore dipende anche, oltre appunto al periodo di cattura, anche dalle dimensioni del mollusco stesso e ovviamente dall'acqua di provenienza, che sia appunto o selvatica o di allevamento. Da un punto di vista nutrizionale, 100 grammi apportano 84 calorie, quindi comunque non un apporto calorico eccessivo. Sono ricche di proteine ad elevato valore biologico, hanno una composizione in grassi comunque ben strutturata tra saturi ed insaturi, contengono carboidrati. Però la pecca, diciamo, fondamentale è che comunque contengono un alto tasso di colesterolo. Oltre a questo, comunque contengono sali minerali, soprattutto ferro, fosforo, selenio e anche vitamine, soprattutto vitamine del gruppo B. Tra le proprietà, allora, ricordiamo sicuramente che contengono una molecola che è stata oggetto negli ultimi anni di studio, si chiama glucosamina, perché ha delle buone potenzialità come antinfiammatorio. Contiene selenio che aiuta a prevenire le patologie della tiroide, ha anche un effetto antiossidante in generale, contiene vitamina B12 che è fondamentale in molti processi fisiologici dell'organismo, contiene un'ottima concentrazione di ferro che quindi è un'ottima cosa per chi ha una carenza quindi un'anemia per una carenza di ferro e contrariamente anche a quanto si crede ha comunque una buona digeribilità che ovviamente diciamo, aumenta con la cottura, mentre a crudo sono un po' più indigeste. E come facciamo a riconoscere la freschezza di questi molluschi e quindi delle cozze? Sì, allora si devono presentare innanzitutto ben chiuse, devono essere piene di acqua e quindi devono risuonare di un rumore sordo e mai di vuoto. E ovviamente quando fresche e vive devono avere ancora attaccato il bisso, che sarebbe questa struttura con la quale diciamo, le cozze si ancorano alle strutture rocciose dove vivono, nutrendosi più che altro di plancton e di sostanze diciamo, disperse nell'acqua che poi filtrano. E ci sono delle controindicazioni per chi ne fa un consumo eccessivo? Sì, allora la controindicazione principale ovviamente è quella di non consumarle crude, perché non si è mai certi, diciamo, un po' diciamo, della provenienza e un po' anche perché questo tipo di molluschi, proprio per le caratteristiche che hanno fisiologiche di filtrare l'acqua, possono essere un veicolo di tutta una serie di patologie, sia batteriche che virali, anche molto gravi. E anche, quindi il consiglio è quello sempre di consumarli ben cotte. E anche se la cottura comunque non elimina del tutto una potenziale contaminazione da metalli pesanti, che comunque può essere presente. Altre controindicazioni riguardano ovviamente chi soffre di colesterolemia alta, quindi per l'elevato contenuto di colesterolo, per l'elevato contenuto anche di sodio ne devono fare un uso moderato chi soffre di ipertensione, ma anche chi ha l'uricemia alta e ovviamente le donne in gravidanza e in allattamento per i quali sono sconsigliate sia crude che cotte. Grazie dottore, grazie anche ai nostri telespettatori. L'appuntamento con la rubrica Nutrizione e Benessere torna la prossima settimana.